È il turno di Power Up. Di nuovo. Ok, questo. A posto. Ok. Faccio partire il countdown. Un arrivo molto powerful, allora pronti. Via. Buon pomeriggio, sono un docente dell'ITISI Annunzi di Andria, un istituto che in varie forme è presente in questa manifestazione con ben 3 start-up, alcune provenienti, formate da ragazzi già diplomati. E questa volta vogliamo mostrarvi qualche problema con il... Ah, ecco, sì, ci siamo. Eccolo. Bene, la nostra è una realtà in cui docenti e alunni collaborano per realizzare delle proposte disruptive in ordine a oggetti della vita quotidiana, dei quali riconosciamo i limiti e dei quali vogliamo assolutamente migliorare il funzionamento. Quindi, cosa abbiamo fatto? Siamo partiti dalle idee che sono nate dal brainstorming fra docenti e studenti. Abbiamo coinvolto alcuni di questi studenti che frequentano appena il terzo anno dell'istituto e abbiamo tirato fuori la nostra prima proposta. La prima proposta è quella di Carica. Carica è una batteria modulare, una batteria ricaricabile che supera i limiti tradizionali delle batterie, che sono costituite da un unico blocco, per cui le celle malate non sono separabili. Nel nostro caso noi abbiamo la possibilità di isolare la cella malata, sostituirla grazie a un esclusivo sistema che permette il monitor sia dello stato di carica sia della vita utile della batteria e quindi di rilevare se quella particolare cella è danneggiata. Dopo la sostituzione il trapano funziona. Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di fornire un pacco batteria estremamente versatile. Versatile perché possa formare un sistema adattabile, principalmente pensato per le macchine elettriche, ma soprattutto scalabile verso il basso per realtà più piccole, come gli elettrodomestici. Perché? Per essere liberi dal form factor tradizionale dell'alimentatore e nelle automobili per sfruttare utilmente qualunque vano a nostra disposizione. Quindi la batteria è distribuibile all'interno degli alloggiamenti e di conseguenza rende il design e la progettazione estremamente flessibili. C'era il team, mi scuso perché non era questo il nostro pitch, questo era quello del... va bene, non c'è problema. Il nostro vantaggio competitivo, le celle sono componibili secondo la necessità, sono sostituibili autonomamente, i caricabatterie sono separati, i monitor di carica altrettanto, il monitor è stato ovviamente realizzato dai ragazzi usando Arduino ed è miniaturizzabile. Come vi dicevo, le celle si possono collocare dove c'è spazio, la potenza costante è assicurata al motore, le celle sane non devono fare lavoro per quelle malate. Il nostro business model chiaramente è un business model che punta estremamente in alto. Perché? Perché ci rivolgiamo al mercato dell'auto elettrica. In Italia circolano, mi dispiace che non ci sia la slide, circolano attualmente 8.000 vetture elettriche. Quest'anno ne saranno vendute altre 6.000. Abbiamo un tasso di crescita che, come sempre, è uno dei più bassi in Europa e nel mondo. Nonostante tutto, oggi un pacco batteria pesa per circa 5.000 euro sul costo di un'auto elettrica. Questo costo è destinato a scendere a 3, forse a 2.000 entro il 2025, quando circoleranno nel mondo 5 milioni di auto elettriche. Ora, il mercato è evidente e potenzialmente straordinario, perché 5 o 3 o 2.000 euro applicate a 5 milioni di auto è una grossissima cifra. Non sappiamo chiaramente lo stato attuale perché abbiamo depositato il brevetto, ma stiamo sviluppando ancora tutta una serie di altri degli accessori necessari.
non sappiamo ancora se dovremo accontentarci dello sfruttamento dei diritti del brevetto oppure se effettivamente potremo entrare in contatto con le grandi case costruttrici, perché ripeto, siamo orientati principalmente ai costruttori di automobili. Ad aprile abbiamo depositato il brevetto, questa è la nostra roadmap, stiamo partecipando a Digiton, il prossimo mese lanceremo un crowdfunding per non negarci nessuna possibilità, dopodiché costituiremo la startup e la prossima milestone è cercare il brevetto internazionale, proprio per la portata mondiale di questa invenzione. Un'ultima cosa, voglio solo richiamare quello che diceva Baden Powell: lasciate il mondo nello stato migliore di quello in cui l'avete trovato. Grazie. L'idea di fondo è che è una batteria componibile. Sì, la batteria è componibile. Ma la dimensionalità è standard oppure... No, in pratica in questa maniera noi possiamo ridurre via via la dimensione e la forma delle batterie per adeguarle a qualunque dispositivo. Quindi potrei avere, che dire, il pacco batteria di un frullatore che assume funzioni di design e non, quindi estetiche, e non solo di alimentazione. Ok, perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Sì. Il problema principale delle batterie, quelle tradizionali, è che vengono caricate in serie, però ogni cella componente il pacco batterie ha una sua caratteristica, quindi molto probabilmente cosa succede? Si rompe una sola cella. Nel momento in cui si rompe una sola cella, su in questo caso sono 6 celle, compromette il funzionamento di tutte quante le altre, quindi uno deve sostituire un intero pacco batteria per una sola cella rotta, quindi ovviamente normalmente la vita è sempre più breve di una sola cella, che poi nel momento in cui si deteriora costringe gli altri a doversi caricare per un tempo più lungo perché non arriva mai il segnale di carica al caricabatterie. Invece in questa maniera ogni singola cella è caricata in parallelo, quindi il caricabatterie, che ha un dispositivo di controllo della carica basato sia sulla temperatura della singola cella, sia sulla corrente e sia anche su un contabilizzatore di usura della batteria, questo realizzato con Arduino, quindi al pari dei contachilometri per le autovetture viene memorizzata lo stato di usura di una macchina, quindi con funzione un po' particolare che va dalla tensione con cui viene caricata, alla corrente con cui viene caricata, alla corrente con cui viene scaricata ogni singola cella. Tutti quanti questi sono dei fattori che influenzano la vita utile della batteria, perché ovviamente se una batteria viene caricata in un tempo molto breve, quindi con una corrente molto alta, si danneggia di più rispetto a quando la stessa batteria viene caricata molto più lentamente. Quindi tutti quanti questi fattori contribuiscono a determinare un certo fattore di usura della batteria. Quindi al pari del contachilometri per le autovetture o del contaore per i mezzi industriali, si sa quanto è stata usata la batteria, quindi si può anche migliorare il mercato dell'usato delle batterie, perché uno compra sapendo con certezza che quella batteria ha fatto il 50% della sua vita utile, oppure stiamo andando troppo. Sì, infatti, okay. Siamo a esplorare. Grazie. Okay.